Ciao a tutti, settima data del Tour di Ciambara, la pronuncia è Ciambara, non Ciambara, e io e Andrea siamo un po' stanchini arrivati alla settima, anche perché siamo veramente in giro per l'Italia in maniera anche non particolarmente ragionata in questo momento, saltimbeccando un po' ovunque. Siamo qui per presentare il volume che è la terza storia di un gruppo di storie che abbiamo realizzato con Andrea in un momento particolare. Rapido riassunto, tanto per raccontarvi se per caso non sapete la storia editoriale del progetto. Ciambara nasce originariamente come una storia in teoria singola per la collana Le Storie. Le Storie è una collana ideata da Marco Marcheselli per la Sergio Bonelli editore, che doveva riprendere l'eredità di una collana storica della casa editrice come Nuova Un'avventura. Avrebbe dovuto presentare solo vicende di ambientazione storica, e i primi due autori che vennero coinvolti furono Paola Barbato e il sottoscritto. Paola portò delle storie legate alla Francia. Boia di Parigi. Sì, Boia di Parigi, non mi ricordo mai come si chiama la seconda. No. Quella disegnata da Mario. Sì. E io portai Principe di Persia. Principe di Persia. Avevi già detto Principe di Persia, mi pare che il Principe di Persia è quello con Nicola Mari. Sì, era Principe di Persia. Con quello deforme, sì. Era proprio Prince of Persia, che per me è Nomino Bianco, che pure non l'ha scusato. E per questo ci sembra strano, però è così. E io portai una storia dei samurai. Era una idea strategica perfetta, perché se c'era un genere di storie che Sergio odiava erano quelle di pirati e quelle di samurai, e quindi fu immediatamente ben accolta. In realtà fu ben accolta perché Mauro invece era un grande appassionato di storie samurai, in più le prove che ha portato Andrea erano semplicemente incredibili. Andrea ha completamente cambiato il suo approccio al disegno, nel senso, pur mantenendo tutta la sua identità, dove prima si muoveva nel segno di una fortissima stilizzazione, quando abbiamo iniziato con la redazione del Massacro invece abbiamo cambiato direzione, è diventato un segno ricchissimo di dettagli e di piani di profondità. La storia è piaciuta, ce ne hanno chiesta un'altra, io avevo già preventivato, perché non faccio mai qualcosa senza pensare agli sviluppi che ci vogliono avere, che potesse diventare un arco narrativo di storie. In particolare volevo che storia dopo storia Ichi entrasse in contatto con un personaggio co-protagonista in ogni volume, fino a creare un party, un gruppo. Che tipo di gruppo aveva in mente? Grosso modo quattro personaggi che sarebbero stati dei giustizieri in questo Giappone dell'epoca Tokugawa, più o meno fantasiosi. Perché quattro personaggi? Perché alla fin fine questa qui è la mia versione di Tex. Io sono uno sceneggiatore di Tex, ne sono orgoglioso di essere uno sceneggiatore di Tex, però volevo una versione di Tex che potessi scrivere liberamente senza i paletti che Tex giustamente impone. Quindi alla fine Ichi rappresenta una sorta di Kit Carson, il nuovo arrivato Daisuke che appare in questo volume è Tex Wheeler, tant'è vero che per mandargli un messaggio diretto Andrea gli ha messo un bel fazzoletto nero al collo. Tetsuo è il giovane Kit Wheeler e Jun è il letale Tiger Jack, nella mia idea di scrittura. Questo qui è il terzo volume, che avrebbe dovuto rappresentare il primo di una serie da edicola mensile. Nel mercato, mentre stavamo lavorando, perché ci abbiamo messo il nostro tempo per iniziare a realizzare questa serie, è cambiato radicalmente. Oggi andare in edicola proprietà intellettuale nuova è diventato estremamente difficile, bisogna ragionare con nuove vie. La Bonelli ha provato varie soluzioni in questo ambito. Una di quelle che aveva provato era di iniziare le serie che sarebbero andate in edicola con volumi da libreria, quindi Cani Sciolti esce un primo libro che esce in libreria di varia, che è una sorta da prevista, e poi arriva in questi giorni in edicola. È successo ugualmente con Ricciardi. Con Ciambara invece volevamo fare qualcosa ancora diverso, prendere il modello francese sostanzialmente, quindi un libro, una collana di libri che esce in libreria di varia e in fumetteria in tutta la sua lunga durata, quindi inizialmente abbiamo previsto 9 volumi grosso modo, e poi una volta completato il suo primo arco narrativo in libreria di varia, la sua prima vita, raggiunge una seconda vita in edicola con le spalle già coperte, nel senso la serie si è già rifatta i soldi, si è già rifatta l'investimento, in edicola arriva a un prezzo popolare e arriverà in un prezzo popolare e tradizionale nel formato, perché
comunque il DNA delle Bonelli è quello delle edicole, nonostante tutti i cambiamenti che ci possono stare, quindi l'edicola rimane il terminale di vendita che c'è molto a cuore. Che altro dire? Gli autori che saranno coinvolti nella realizzazione di Ciambara, perché Andrea purtroppo in lavativa non fa tutti i libri. Grazie. Facciamolo lavorare. Non fanno niente, sì, disegnatori. Mica come i sceneggiatori che lavorano tutto il giorno. Certo, anche sul treno. Andrea che farà... Di questi 9 volumi sostanzialmente saranno 2 già editi che ristamperemo, La Redenzione del Samurai e I Fiori del Massacro. Ciambara, che è il primo degli inediti, Il Lampo e il Tuono. Andrea dovrebbe farne altri 2, l'abbiamo detto? Altri 2 o 3. 2 o 3. E poi ci sarà una storia di Werther dell'Edera scritta da me, una storia di Paolo Bacilieri sempre scritta da me. 2 storie di Gabriella Contu, che sarà l'unica altra sceneggiatrice che mi accompagnerà in questa avventura. Una disegnata da Walter Venturi, al meglio del suo stile, in stile Magnus. Quindi non so se avete visto Il Grande Belzoni, che è forse il punto in cui Walter disegna di più in assoluto. E l'altra disegnata da un'autrice che chi è appassionato ai fumetti dirà poco, perché è Isabella Mazzanti. Isabella Mazzanti è un'illustratrice internazionale bravissima, ha fatto un particolare in Italia, ha pubblicato un libro della sua versione illustrata di Carmilla che era meraviglioso, e ha un tratto stranissimo molto vicino al pop surrealism, molto, molto riuscito, a cui abbiamo affidato l'unica storia che flirta un po' con il sovrannaturale di tutto il ciclo narrativo, che è dedicata a June, una sorta di racconti del cuscino in stile, nel nostro stile. Parlando un momento delle storie in sé, non so se avete già avuto modo di vedere il volume, comunque nelle note finali c'è un mio lungo pezzo che racconta un po' la genesi del volume, e è abbastanza evidente, nel senso, io e Andrea non ci separano tanti anni l'uno dall'altro, però facciamo parte della generazione che si è presa in faccia l'arrivo dei cartoni animati giapponesi, degli anime, quindi nel 79 viene proiettato Goldrake e poi andiamo avanti così. Poi c'è anche in quel periodo l'esplosione delle reti private, quindi vediamo di tutto. Poi arriva la Granata Press parecchi anni dopo, però arriva e Andrea già ci ha andato proprio a lavorare in Granata. Io ne ero uno che gli dava un sacco di soldi alla Granata Press. La Granata arriva a portare i manga quando nessuno pubblica manga in Italia e c'è il mondo da pubblicare, e quando c'è il mondo da pubblicare peschi solo i capolavori, quindi in Italia nei primi anni in cui venivano pubblicati i manga, ogni manga che usciva era un capolavoro, quindi era una cosa fantastica. E in più c'era anche la Glenac che pubblicava Kira dall'altra parte, poi sono arrivati i K-Boy, si sono spostati in Star e hanno continuato il lavoro che hanno iniziato in Granata, poi è arrivata la Panini, quindi è stato un bel momento. Quindi i manga e gli anime sono stati sicuramente una delle grosse fonti di ispirazione mia ed Andrea, perché avevamo una passione comune per il Giappone e per un certo tipo di immaginario. Ma non solo, nel senso, a me la passione per gli anime mi ha poi portato a diventare un appassionato di cultura giapponese in senso assoluto, quindi letteratura, filosofia, ho praticato kendo per anni, mi diletto nella pittura giapponese tradizionale con Kine e acquerello. Andrea è andato completamente tutta il suo approccio al disegno parte da quanto amava De Curalezzo, parte in una certa maniera, quando arriva in Granata fa una sterzata verso Mignola col primo libro che pubblica, che era Progenie dell'Inferno, che era estremamente sintetizzato, poi torna ai manga con le storie che fa con Massimiliano di Giovanni, che era una sorta di storia quotidiana, due ragazzi innamorati in una colonia degli anni 90. E poi arriva John Doe. Su John Doe io e Andrea ci conosciamo come autori, nel senso, io ero un super fan di Andrea, quando l'ho chiamato a bordo credevo che mi dicesse da no, invece è venuto e abbiamo realizzato delle storie di cui sono orgogliosissimo. Andrea si innamora in particolare di una storia che non fa lui, di John Doe, esatto, che era la via della spada, disegnata Werther dell'Edera, che non è a caso è anche in questa collana, e che in qualche misura rappresenta il prodromo di quello che poi diventerà
Ciambara, perché è la prima storia che io dedico al Giappone, capisco un po' di cose che strada facendo. Altre influenze enormi arrivano dal fumetto americano, perché uno dei miei autori preferiti è Frank Miller. Frank Miller, a un certo punto della sua carriera, molto da giovane, incontra Les Claremont, che è un nipponista convinto. Insieme realizzano una serie che si chiama Wolverine. Miller non sa niente del Giappone, Claremont gli racconta tutto. Nel raccontargli tutto, tra l'altro quella serie è anche molto bella, è uno dei pochi fumetti americani molto giusti nelle cose che dice sul Giappone per termini, approcci, disegni. Nel dargli materiale di riferimento, gli fornisce un manga direttamente giapponese, che è Lone Wolf and Cub, che peraltro è uno dei miei manga preferiti di sempre. Miller si innamora perfettamente di Lone Wolf and Cub e dell'approccio giapponese. In quel momento c'ha una mano su Lone Wolf and Cub e nell'altra mano Metallo Urlante Moebius. Si siede al tavolino e costruisce una sua prima opera che si chiama Ronin. E Ronin mescola un po' tutto, perché mescola l'approccio di Moebius nel segno con la narrazione alla giapponese di Kojima di Lone Wolf and Cub, con le anatomie e i volti di Hugo Pratt. Da questo melting pot nasce quello che poi diventa lo stile definitivo di Frank Miller, e l'idea che Miller abbia preso così tanto dal Giappone è interessante, perché era un autore americano, addirittura arriva a fare le copertine di Lone Wolf and Cub per l'edizione americana e tutto via discorrendo. Altra influenza enorme sicuramente il western, perché il genere ciambara e il western sostanzialmente sono lo stesso genere sovrapponibile, tanto è vero che gli americani hanno fatto moltissime remake western di film o storie giapponesi, a cominciare dai Magnifici 7, che non è altro che Sette Samurai, Sergio Leone, Plagia, Yojimbo di Akira Kurosawa, per realizzare Per un pugno di dollari. Quando dico plagio è perché lo dice la legge, cioè l'ha detto un giudice che era un plagio e che non era un omaggio. Si ha perso la causa male, ma anche perché era ricopiato inquadratura per inquadratura. Fermo restando che rimane un bellissimo film, però se li vedete accanto sono proprio imbarazzanti il livello di copia tra Yojimbo, l'opera originale di Kurosawa, e il pugno di dollari di Sergio Leone. Un altro caso di plagio imbarazzante a Kurosawa è Guerre Stellari. Tutta la porzione centrale di Guerre Stellari è il ricalco, inquadratura per inquadratura, tendina per tendina, della fortezza nascosta di Kurosawa. Addirittura Obi-Wan Kenobi è proprio il protagonista della fortezza nascosta. Tant'è vero che se guardate su Guerre Stellari, lo stile di combattimento che hanno Darth Vader e Obi-Wan è quello del kendo tradizionale, con la mano sinistra posta sotto, invece in Europa la mano si tiene sopra. Insomma, ci stanno tantissime cose. Quindi i riferimenti grosso modo sono questi. Io sto parlando da solo come un matto, che è una cosa che odio. Quindi se ci avete delle domande rispondo, se no ci mettiamo a disegnare tutti e due. Domande? Niente? Disegno. Bravissimo. In genere la facciamo in due.